Beh, se fossi in questa francesina con un'avversaria del genere, beh, qualche preoccupazione mi verrebbe spontanea. Il motivo? Semplice. La Fiat Panda 4x4 è leggenda, sempre e comunque, con le ultime generazioni che continuano a prendersi gioco di blasonati e su magari malgommati, ci sono tantissimi video eh, su YouTube con scene abbastanza epiche e esilaranti a favore della Panda, ma d'accordo la leggenda delle ultime generazioni, ma se parliamo del pandino 4x4, ecco, quell'auto è intoccabile. E anche quando si cimenta in gare di accelerazione sulla neve contro supercar assurde, ecco, insomma, anche lì la tocca piano. Un successo che però, ecco, creava qualche preoccupazione d'Oltralpe in Francia. Tra l'altro, dopo un affondo incredibile eh, da Torino con la creazione dell'allestimento Val d'Isère proprio per il mercato francese. Ecco allora che in Citroën cercano l'alternativa, la, la soluzione, l'avversaria più epica di sempre nella loro AX, in versione, ovviamente, 4x4. Sfruttando il restyling di questo celebre modello, quindi nel 1991 debutta la AX con la trazione integrale e nel mirino ha solo lei la panda. Linee semplici ma efficaci, con un CX di appena 0,31. La X ricorda vagamente la Visa, con la parte posteriore che è quella che più mi convince, grazie ai gruppi ottici a sviluppo verticale, e all'unotto che integra un delicato spoilerino. È lunga 3,52 m e ha un passo di 2,28 m. E se poi si aggiungono i cerchi in acciaio, ecco che la 4x4 acquisisce un bel fascino. La protagonista però rimane la meccanica. In primis il motore 1004 a iniezione da ben 75 cavalli che devono spingere solo 900 kg di peso circa e quindi si può volare fino a quasi 170 km/h di velocità massima e poi forse la vera protagonista è la trazione integrale inseribile tramite un comando in plancia e così disinseribile un po' come per la Y10 4x4 l'ideale insomma per affrontare percorsi accidentati o forti pendenze magari su fondo viscido la Citroen AX44 è rimasta in produzione fino al 1994 e costava intorno ai 20 milioni, poco meno per l'allestimento TGS e poco più per l'allestimento top di gamma TZX sempre a 5 porte. Ma ora i tempi sono cambiati. Il Pandino 4x4, l'avversario di sempre, oggi sta rivivendo una nuova giovinezza. Tutti la vogliono, tutti la cercano aste bilancieri, fai edizione limitata Sisle, insomma, è ambitissima e di conseguenza le quotazioni stanno lievitando. Tutto il mercato non è ancora omogeneo, quindi si possono trovare in alcune zone d'Italia delle vere occasioni, ma in generale sono auto abbastanza ricercate. Di conseguenza, chi stava valutando di acquistare una Panda 4x4 Prima Serie per necessità, per andare a caccia, a pesca, per avere una macchina semplice, economica, che magari aveva oltrepassato i 30 anni, quindi con sgravi fiscali ingenti, ecco, si sta accorgendo che proprio economica non è. Di conseguenza, qual è l'alternativa che adesso potrebbe riprendersi una leggera rivincita, ma pensate un po' la X4x4. Va detto che i consumi della X a trazione integrale non sono proprio bassissimi, ma nemmeno la Panda 4x4 consuma poco. E bisogna aggiungere che per la francese ormai eh, ci sono alcuni ricambi, alcune parti che sono diventate rare e costose. Vedi il ponte posteriore che si deteriora facilmente, soprattutto se la manutenzione a cuscinetti e compagnia bella non è puntuale, meticolosa. Attenzione. Però, però una AX4x4 in discrete condizioni usabile, usabile, d'accordo? Non da concorso, da telo e da spolverata, da usare in mezzo al bosco, si può portare a casa per poco più di 2000 euro, mentre ci si può avventurare in esemplari impeccabili, quelli con bassissimo chilometraggio, tutti i documenti a corredo, libro service, la foto del primo proprietario col venditore, il giorno della consegna al concessionario, eccetera, eccetera. Ecco, ci si può avventurare oltre i 5.000 euro. Ma secondo me, se si svalica questa cifra, se si sconfina oltre i 5.000 euro, ma anche i 4,5 se vogliamo, la X eh, perde il suo fascino. Ci deve essere un gap di prezzo a favore della X perché se ci si avvicina al pandino 4x4, vince lui a mani basse, a ruote basse, a ridotte alte, vince lui sempre e comunque. Ti prego, Pover Slide, power. non me ne volere, anzi, se ci sei, batti un commento.